Fregolent, ne ha facoltà per 6 minuti. Grazie Presidente. Ministro, onorevoli colleghi, io devo dire che dopo la sua relazione non ho ancora capito, a parte la proroga al 31 luglio 2020, se e quando ci sarà la proroga dello stato di emergenza, se e quando coinvolgerete il Parlamento e in che modalità. E non ho sinceramente neanche capito quali sono le motivazioni, le ragioni tecniche e scientifiche sulle quali poi baserete le vostre ragioni. E chi vi fa da consulente? I membri, gli scienziati che appartengono alle task force, ai comitati, quelli che suggeriscono l'utilizzo di app che poi vanno a monitorare gli stili di vita, che vanno a monitorare i consumi, lo stato di salute, in attesa di un vaccino che non si sa se mai ci sarà o non ci sarà. Vaccino che ha avuto, secondo gli studi, gli ultimi studi dell'Imperial College, circa 200 mutazioni. Oppure fate riferimento e avete a supporto quegli scienziati che dicono che il virus è nell'aria. Ma in tutto questo, Ministro, ci sono anche altri scienziati, quelli che dicono che non ci sarà una seconda ondata, quelli che lavorano in silenzio, quelli che vengono derisi perché non appartengono alla linea ufficiale. Ecco, allora ci dite, lo dite agli italiani, quali sono gli scienziati che mettete alla base delle vostre ragioni, oppure l'unica ragione per cui volete continuare a parlare di stato di emergenza è perché questo fa comodo a questo governo e fa il vostro gioco. Gioco che va a ricadere sulle paure degli italiani, perché voi siete aggrappati alle poltrone, siete un governo nato nelle stanze di un palazzo, non legittimato dal voto dei cittadini, diviso su tutto e rimanete lì soltanto grazie a questa emergenza che vi tiene e funge da collante. Ecco, voi lo sapete che le persone non si curano, che i ragazzi, ci sono ragazzi che hanno paura di abbracciare anche i propri nonni, che non escono di casa. Io credo non vi rendiate conto di quanti sono stati i danni nella gestione finora di questa emergenza. E diversamente, se lo sapete, se siete consapevoli di quali sono, allora non vi importa nulla delle persone, non vi importa della salute, ma vi importa soltanto dei vostri interessi. Io, Ministro, davvero non lo capisco. Ma gli italiani sapranno giudicarvi. Io sono convinta che gli italiani abbiano già un'idea molto chiara su questo. È passato poi un mese da quando ci sono stati gli stati generali e devo dire che attorno da quegli stati generali è uscito il vuoto cosmico, non c'è nulla, non c'è un piano che dia una visione per le future generazioni, niente per i più deboli, salvo avere che cosa? Forse la proroga dei licenziamenti, ma questa non è una politica per i più deboli, non ci sono politiche per le aziende, zero, assolutamente zero, servono leader diversi, lungimiranti, servono istituzioni di garanzia forti, valori e principi condivisi. Certo, il nostro bellissimo Presidente del Consiglio Conte non può essere definito lungimirante se non per il proprio tornaconto personale, non sicuramente per quello degli italiani. Così come quando parliamo di istituzioni, il caso Palamara parla da solo, ma anche qui il ministro Bonafede è ben aggrappato alla sua sedia, così come i detenuti sono tutti a casa, ben rilasciati secondo i suoi provvedimenti. Per non parlare poi della scuola, la scuola con una ministra che davvero è imbarazzante ed è stata commissariata da un commissario, anche lui imbarazzante perché comunque è stato in ritardo su tutto. Io credo, Ministro, che davvero qualcuno dei suoi colleghi non abbia proprio pudore, assolutamente. E poi sui valori. I valori per noi sono la società, la famiglia e qui vediamo invece che si sono sovvertiti. Si danno priorità agli immigrati,
ai transgender, ad altre tematiche che nulla hanno a vedere. Qual è l'insegnamento che date ai nostri giovani? Che cos'è che gli passate? Quali sono i valori e i principi della società futura? Altro che buonsenso. Qui si va oltre il buonsenso e il decoro. E poi il Parlamento, che avete trasformato in un votificio. Ecco, inizialmente c'era un po' di bon ton, almeno se non altro in prima lettura non mettevate la fiducia. Poi avete superato anche questo e siete arrivati a porre la fiducia subito su tutti i decreti legge già dalla prima lettura. E poi siete andati ben oltre e avete anche... avete istituito il periodo dei DPCM dove questo Parlamento assolutamente non è potuto intervenire in nulla. Ecco, Ministro, io lo so che lei è consapevole che ci sono gli strumenti giuridici, ci sono i decreti legge, ci sono le ordinanze contingibili urgenti in materia di salute e di igiene. Le applichi, Ministro, non servono strumenti eccezionali. Il nostro ordinamento ha già gli strumenti. Nella risoluzione che abbiamo presentato diamo dei suggerimenti, vi togliamo ogni alibi di dire che le minoranze non collaborano, avete bocciato tutti i nostri emendamenti sistematicamente in tutti i provvedimenti e poi li prendete a spizzichi e bocconi e li mettete nei vostri e copiate anche male perché sono frammentati e fuori da una logica. Nella risoluzione ci sono dei punti chiari, così non avete l'imbarazzo di pensare a come fare le cose. Non ci sono delle limitazioni dei diritti costituzionali, noi abbiamo a cuore la salute dei cittadini e abbiamo a cuore la loro sicurezza senza bloccare tutta l'Italia, per noi questo è fondamentale. Quale scusa, Ministro, adotterete per non votare la nostra risoluzione e per bypassare ancora una volta il Parlamento? Potrete non rispondere oggi qui, ma lo farete di fronte agli italiani. Grazie.